82, Giovanni. Oggi ho sentito che vuoi appendere il casco al chiodo, ti ho detto che non ci credo, ti ho detto che non ci credo. Allora, non è facile questa categoria, no. Non so se tu ti aspettavi qualche risultato immediato, però qua veramente devi, peggio del kart, cercare il millimetro nell'assetto e il mezzo dente nel rapporto, e sappiamo di che cosa parliamo. Quindi niente, come quarta gara direi che più di questo non potevamo avere. Praticamente per me è stata una vittoria già dalla salita di prima, che eravamo già attaccati. Ma adesso, essendo secondo, sono al settimo cielo. Come dicevi tu, grazie
al mio team, al mio preparatore Gas4 Performance, capitanato da mio nonno, e ringrazio sempre infinitamente. Riescono a dare ad ogni gara una macchina sempre più competitiva e dei consigli che velocemente mi stanno portando avanti. Bene. E più di questo non so cosa dire, sono senza parole. Speriamo in una vittoria al primo possibile a questo punto. E togliamo il chiodo dal muro prima di appendere il casco. Non lo mettiamo. Bene, grazie. Grazie a voi. Iniziamo con la classe gruppo RS, classe RS1 1500, terzo classificato. Vi preparate per la coppa, terzo classificato Giovanni Musolino della Piloti per Passione. Giovanni Musolino, Piloti per Passione, intanto il rodaggio per il palco premi, così ci siamo. Ecco qui che arriva la coppa. Leonardo, per le foto. Ecco qui, dottore, venga che facciamo le foto di rito. Grazie a Giovanni. Grazie. Salvatore, se venite più al centro è meglio. Secondo classificato della Cosenza Corse, Gabriele Romano. Gabriele Romano ci raggiunge e arriva anche la sua coppa. Eccolo qui, Salvatore, scatto. I nostri fotografi. Ancora un pilota della Cosenza Corse al primo posto, Giuseppe Sproviero. Benedetta. Ed ecco la sua coppa, consegniamo. Conferente ai piloti, un applauso. Un applauso ai nostri piloti. Bravo. Bene.